Facile. Bello di questo è che alla fine dopo 600 km c'è poco distacco e la classifica rimane sempre bella compatta. Sfatiamo un mito, Alessandro Cotturi. Il quad, che stiamo vedendo, non è meno faticoso della moto. Se pensate di andare a fare l'attaccar con il quad perché si fa meno fatica che su due ruote, forse non è del tutto vero. No, penso anch'io, perché alla fine il quad è veramente impegnativo, ha quattro ruote, però le botte vengono date alle braccia e guidare un quad non è facile. Io continuo a dire che la Camelia di Parotti, visto che è italo-francese, dobbiamo sostenerla, veramente è una grande e sta facendo un'ottima Dakar. Tredicesima nella tappa di quest'oggi, a 1:23 dal primo, che è stato Ignacio Casale davanti all'olandese, a metà, Sebastiano Husseini, e poi Sergei Cariachi, vincitore di tappa. L'altro ieri, quindi bravissima, la Parotti, che in classifica generale rimane ancora tredicesima, mentre Sonic, inquadrato in questo momento nella generale, è secondo a 1:23 dal mattatore, che è Ignacio Casale. Ma attenzione, il colpo di scena di quest'oggi arriva dal forfè del buon Lafuente, che era stato dominatore in questi giorni, che è incappato invece in un guaio più grosso di lui e che l'ha costretto al ritiro per l'appunto al penultimo giorno È di gara. grossa, l'ultimo giorno è veramente grossa e dispiace, Soffri. però voglio fare un complimento ai piloti italiani, gli unici due in gara, Paolo Cesi che oggi ha fatto anche il 16° di tappa e Luca Viglio che veramente, guarda, l'amatore finirla Dakar è una roba veramente da super uomini, devi avere i contributi grossi grossi e veramente faccio i complimenti perché lo merito, so cosa si prova ad arrivare al traguardo, so cosa si prova e cosa si soffre per arrivarci. Dicevamo, la classifica nel caso dei privati, adesso sto pensando più a Viglio che a Cegi, che peraltro sta facendo il portatore d'acqua al suo compagno di squadra, quindi probabilmente sta anche un po' sacrificando la Sì, manetta per sì, non sì, sì. stargli davanti e per assisterlo nel lavoro, e ciò nonostante è messo benissimo perché nella classifica generale delle moto il buon Ceci, com'è che è, dicevamo, dovrebbe essere 19. intorno alla, ecco, la 19ª posizione, confermo. Bravissima anche Laia Sanz, una donna spagnola da strabuzzare gli occhi, poi perché è abbastanza carina e poi perché tiene botta e resta nei 20 alla stragrandissima. Intanto qua stiamo vedendo un po' di passaggi sulle dune di Copiapo, che sono una